Ciao ragazzi, brevissima introduzione prima di passare alla recensione di Oppenheimer, perché quella che sentite adesso è la mia voce attraverso la registrazione del Blue Yeti, ovvero il microfono che utilizzo ormai da più di 3 anni per tutti i video, e che sta iniziando sfortunatamente a fare le bizze. Per questo mi scuso in anticipo per la qualità audio che questo video, questa recensione di Oppenheimer, avrà. Difatti, la registrazione via Blue Yeti è risultata corrotta e ho deciso di inserire nel video l'audio registrato dalla videocamera, che non è per niente come quello del Blue Yeti, però ho cercato di aggiustarlo un po' su Audacity e quantomeno è venuto qualcosa di accettabile. Sarebbe stato impossibile o quantomeno molto difficile registrare nuovamente la recensione da capo, sia perché c'è veramente caldo e ho registrato già 50 minuti per questa prima volta, ma anche perché è veramente difficile parlare di Oppenheimer e infatti nel video sono andato molto a braccio senza nessun copione e non mi farebbe molto piacere dimenticarmi qualcosa di quello che ho detto in questo video con una seconda registrazione. Quindi, l'audio di questo video non è comunque da buttare, mi scuso naturalmente per la qualità inferiore e noi ci vediamo a un prossimo video possibilmente registrato con il Blue Yeti. Parliamo di Oppenheimer. Ragazzi, probabilmente avrò un'opinione molto impopolare da chi sta guardando questo video, comunque dalla maggior parte delle persone nel mondo, ma che noia, davvero. Parlano solamente, sono anche uscito prima dalla sala perché mi sono davvero tanto annoiato. E questo è quello che avrei detto se non capissi nulla e mi chiamassi Logan Paul. Sì, questa gag l'ho fatta anche nella mini recensione su Instagram e su Letterboxd, anzi andate a seguirmi anche lì, i link sono in descrizione. Perché in realtà ho un'opinione abbastanza popolare, fortunatamente, nel mondo, e infatti questo, secondo me, è il miglior film del 2023 al momento. Sì, ci sono ancora Across the Spider-Verse e Guardiani della Galassia, anche se Guardiani della Galassia l'ha superato di gran lunga, però credo che Oppenheimer sia soprattutto al momento. Ci sono ancora diversi film che potrebbero surclassarlo, ma vedremo. Una cosa è sicura, potrebbe non essere il miglior film del 2023 in toto, ma sicuramente il miglior film di Nolan dai tempi di Inception, almeno per quanto mi riguarda, quindi più di 10 anni fa, 13 per l'esattezza. E a me il Nolan storico non piace nemmeno poi così tanto, per esempio Dunkirk mi aveva veramente annoiato in quel caso, nonostante sì, è un film molto carino, soprattutto nel contesto guerra, presentato in un modo differente dal solito, però sì, un po' di noia in quel caso l'ho provata realmente. Quindi quelli che magari erano rimasti nonostante i primi secondi del video sono usciti adesso per questa opinione su Dunkirk, non lo so. Devo essere totalmente trasparente riguardo questo film, io non è che lo attendessi tanto, sia perché appunto Nolan con gli ultimi film mi aveva molto deluso, con alcuni rewatch di Tenet soprattutto, ma poi appunto perché il Nolan storico non è che mi attirasse così tanto. Fortunatamente, grazie al Barbenheimer, un evento importantissimo per il cinema, soprattutto in questo periodo, l'interesse per il film, ma il vero e proprio hype, è cresciuto monumentalmente con il tempo. E ringrazio veramente tantissimo questo Barbenheimer per avermi fatto venire voglia di vedere questo film al day one, che in realtà è comunque un mese dopo l'uscita effettiva del film in sala negli Stati Uniti, e per questo i TikTok hanno fatto il loro corso. Essendo un film storico, comunque non è che ci fosse così tanto da spoilerare, perché cosa potevano dirti? La bomba esplode a fine film? Sì, grazie, lo so, viviamo nella stessa linea temporale, però effettivamente qualche colpo di scena, se non si conosce la storia, come nel mio caso, perché io conoscevo la figura di Oppenheimer solo leggermente, infatti non so quante di queste cose siano realmente accadute, o realmente accadute in questo modo, o quante siano frutto della romanzata del film, ma anche del libro in realtà, perché in realtà non è un film tratto dalla realtà, ma è un film tratto da un libro tratto dalla realtà, un libro biografico. Veramente un film fantastico sotto ogni punto di vista, dall'estetica, partendo anche dalla fotografia, sia nelle scene in bianco e nero ma anche in quelle colorate che si dividono in due punti di vista, quello forse un po' più oggettivo, meglio dal punto di vista di un personaggio di cui non vi parlo adesso, ne parliamo poi nella parte spoiler, è quella a colori che magari ha un punto di vista più soggettivo dal punto di vista di Oppenheimer. Ho ripetuto punto di vista un po' troppe volte, però, e magari si poteva pensare a un momento un po' fastidioso questo cambio repentino di tipologia di immagine, invece no, assolutamente inglobato tutto perfettamente. Il cast di personaggi, ma anche di attori soprattutto, è eccezionale. Non solo per la bravura di questi attori, ma anche proprio per la scelta per i personaggi e per la riscoperta di altri che non mi sarei mai immaginato di vedere in un film del genere. Per esempio c'è anche Roderick, il fratello maggiore nei film del diario di una schiappa, che probabilmente
conoscerete se siete nati e cresciuti nel mio stesso periodo, ma davvero per tutta la durata del film, di 3 ore, comunque ne parleremo dopo della durata, ero in mood Leonardo DiCaprio in C'era una volta Hollywood, in quella scena meme, a indicare lo schermo a ogni singolo attore che compariva per la prima volta, perché veramente c'erano alcuni che ovviamente mi ricordavo, come naturalmente Cillian Murphy per Oppenheimer, Matt Damon, Robert Downey Jr., sapevo anche naturalmente di Emily Blunt, di Florence Pugh, ma siccome è veramente un cast immenso, ero lì a dire ah, ma c'è anche lui, e li conoscevo praticamente tutti, quelli più importanti naturalmente, le comparsette così non mi sono soffermato più di tanto. Alcuni effettivamente mi sono ricordato in quel momento di sapere che ci fossero nel film, me li ero totalmente dimenticati, come per esempio Rami Malek, sapevo ci fosse nel film ma me l'ero totalmente dimenticato prima della visione, di altri invece non sapevo nulla, ed è stato davvero un piacere ritrovarli in un film del genere. Come ho già detto, la durata è di ben 3 ore, probabilmente si poteva anche un po' accorciare, ma essendo un film colossal, abbastanza importante, magari volevano dare questo senso di importanza, perché ormai la durata è sinonimo di importanza, ma nonostante le 3 ore belle piene su cose, a me sono volate. Non è sembrato così tanto tempo passato. E dico, non è che stiamo parlando di un Avengers Endgame che, sì, ha una parte importante e bella lenta all'inizio, ma poi c'è scene di combattimento, azione realizzata per quanto mi riguarda in modo decente, quindi magari ti tiene attivo. Qui si parla, appunto, come ho detto all'inizio, si parla, con solo pochi momenti vari di qualcosa di diverso dal dialogo, ma davvero non mi sono annoiato neanche un poco. Magari un po' di stanchezza sì, ma ero tanto attivo nella visione, cercavo di capire la qualsiasi in questi problemi che stava avendo il personaggio principale. Quindi personalmente 3 ore che volano, che è una meraviglia. Per quanto riguarda appunto il contesto, quindi la bomba atomica, lo stesso Oppenheimer, era ovvio che il film non avrebbe elogiato sia la bomba atomica o gli americani. È molto critico anche sul personaggio di Oppenheimer, anche se a un certo punto poi si concentra sul depenalizzarlo, non totalmente, il finale è veramente perfetto per quanto mi riguarda, sia la vera e ultimissima scena, ma anche quello che succede poco prima. E Cillian Murphy, anche se ovviamente aspetto di vederlo in lingua originale, è stato magnifico. Io credo che non glielo toglierà nessuno l'Oscar, almeno la candidatura, sia a lui che a Robert Downey Jr., due personaggi importantissimi per il film, non solo perché uno si chiama Oppenheimer. Non so se Robert Downey Jr. sia mai stato candidato come miglior attore, in questo caso non protagonista, però potrebbe essere la sua prima volta, non lo so, non ho mai approfondito le sue varie candidature. So solo che almeno, quantomeno la candidatura, se la beccano. I personaggi secondari, appunto, che ricoprono tutta la storia, in medias res, perché alla fine è questo il film, è più un flashback, un continuo flashback di tutto ciò che è successo negli anni 40, comunque negli anni della guerra, post-guerra, appunto, nel momento delle esplosioni varie, raccontato in un momento in cui Oppenheimer, nel presente del film, si trova un po' in soggezione, diciamo, vorrei dire solo questo, non entrando così tanto nei dettagli. E i personaggi secondari, per loro natura comunque secondari, sono comunque molto importanti per la narrazione, il continuo della narrazione in modo lineare. Stavolta non ho notato un Nolan che cerca di ingarbugliarsi in modo terribile come è successo in Tenet, una storia semplice che ha voluto distruggere così con robe strane. Infatti proprio per questo Tenet non mi piace al momento, poi magari con qualche altro rewatch lo rivaluto in positivissimo, ma non credo. Per quanto riguarda i personaggi secondari, naturalmente mi sono piaciuti Strauss, quello di Robert Downey Jr., Kitty Oppenheimer, quella di la moglie di Oppenheimer, appunto interpretata da Emily Blunt, Jean, interpretata da Florence Pugh, e ultimo ma non meno importante, anzi, il personaggio di Albert Einstein. Non ricordo adesso come si chiami l'attore, però Albert Einstein. Ad un certo punto del film, non vi dirò esattamente quando, c'è l'esplosione. Non quell'esplosione, ma un'esplosione. E ragazzi, nonostante si sapesse che non sarebbe successo nulla di male in quel caso, sentivo tutti quelli accanto a me e tutta la sala, perché fortunatamente è bellissimo, c'era la sala piena, sentivo tutti con il fiato sospeso, e lo ero anch'io. Nonostante in quella scena ci sia un timer, naturalmente, ovviamente per il tipo di scena, e quando c'è un timer in un momento di tensione, la tensione, almeno per quanto mi riguarda, viene leggermente meno. Qui ha funzionato perfettamente per il modo in cui la scena è stata costruita da Nolan. E quando esplode, le parole di Oppenheimer e poi tutto ciò che succede dopo, ragazzi, i brividi che non potete capire, dovete andare subito a vedere Oppenheimer per provare la stessa sensazione. Stessa che poi appunto si ritrova nel finale. Come ho detto all'inizio, io non conoscevo così tanto la storia di Oppenheimer, sapevo solo chi fosse, che cosa avesse fatto, e in generale alcune conseguenze. Non solo delle esplosioni, ma proprio della sua vita. Però non sapevo e non so tuttora, se magari c'è qualcosa di non realmente accaduto,
elementi vari della sua storia, diciamo, sia vita privata ma anche lavorativa. E infatti i diversi colpi di scena presenti nel film con me hanno funzionato che è una meraviglia. Per esempio c'è un colpo di scena che viene anticipato sempre di più, con una certa frase che viene ripetuta e si capisce tutto solo dopo la rivelazione ufficiale, comunque non ci si arriva subito. In quei momenti pensi, vabbè dai, è una scena un po' comica, invece poi quando c'è la rivelazione capisci tutto, fai uno più uno ed è stato bellissimo. Poi il colpo di scena più importante, sia nella realtà, so che questa cosa è successa realmente, adesso lo so, è costruito in modo ottimo. Oppenheimer è un film da brividi, non ho detto per tutto il video che il film è una bomba perché, a parte che l'ho detto adesso, ma basta questo gioco di parole. Vi esorto alla massima potenza ad andarlo a vedere e supportarlo qui in Italia, nonostante abbia già il successo che merita, ma deve arrivare almeno a superare Barbie perché a livello qualitativo naturalmente l'ha superato. So che non lo supererà al box office, ma ragazzi, andate a vedere Oppenheimer, andatelo a rivedere. Io probabilmente andrò a fare anche un rewatch, porterò anche mio fratello possibilmente, lo devono vedere tutti, lo dovete vedere tutti. Anche proprio per le diverse riflessioni e i momenti tragici che ci sono all'interno del finale, ma anche in tutte le 3 ore del film. Fin dall'inizio, andate a vedere Oppenheimer. Ed è per questo che comunque nella parte spoiler non voglio concentrarmi su tantissimi elementi, voglio parlare solo di pochissime cose, quindi se ancora non avete visto Oppenheimer, andate subito in sala e lasciate questo video perché gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. Voglio parlare dei 3 colpi di scena presenti nell'ultimo atto del film. Il primo riguarda la rivelazione della spia sovietica, questo tizio che ci viene presentato all'inizio e che durante gli esperimenti continua a stare con lo sguardo fuori dalla barriera per proteggersi, sembra solo perché magari è un po' ingenuo, vuole guardare, continuano a riprenderlo, adesso non ricordo come si chiami, Funk, una cosa del genere, comunque è un nome che inizia con la F, e continuano a riprenderlo, Funk o tizio, abbassa la testa, vieni giù, e questa sembra comunque una ripetizione comica, comunque per alleggerire un po' la situazione, e invece poi si scopre effettivamente che voleva guardare perché è una spia sovietica. Altro colpo di scena riguarda naturalmente il personaggio di Robert Downey Jr., Strauss, che si rivela essere il vero nemico di Oppenheimer, il villain di questo film. È lui che ha organizzato questa vendetta dopo una presa in giro da parte di Oppenheimer, ma è una vendetta su un altro tipo di piano, leggermente, direi, leggermente più cattiva. È a causa di Strauss che Oppenheimer perde il nulla osta con tutto il presente del film. Quel processo, quell'inquisizione più che processo durante il presente. Strauss il vero bastardone e le scene in bianco e nero sono dal suo punto di vista. Non direi quindi quelle più oggettive, anche se effettivamente, essendo Strauss uno molto egocentrico perché potente, viene detto soprattutto alla fine che da parte dell'Han Solo giovane, non ricordo come si chiami l'attore, però effettivamente lui è stato uno degli attori che ho indicato alla Leonardo DiCaprio, che si vede non essere esattamente dalla parte di Strauss nonostante lo serva, gli rivela che probabilmente Oppenheimer e Einstein, in quella famosissima scena in cui Einstein se ne va imbronciato, non hanno parlato di lui, e lui credeva fermamente che avessero parlato di lui, che Oppenheimer gli avesse detto qualcosa di cattivo su di lui, perché è così tanto egocentrico. In realtà hanno parlato di una cosa molto importante, come dice Baby Han Solo. Hanno brevemente discusso sul nuovo orribile mondo che hanno formato. Un mondo, una vita con la paura per questa bomba. Paura che effettivamente ha continuato a avere Oppenheimer, pure nel finale in cui si vede più invecchiato con la moglie che decide di non stringere la mano a Teller, evento successo realmente. E se non sbaglio è ufficiale che abbiano visto Teller piangere dopo questo evento. L'ultima scena con questo scorcio sul futuro di Oppenheimer, che comunque è il nostro passato, è successo ormai tanto tempo fa, con l'ultima inquadratura, con questo primo piano sul primissimo piano anche sul volto di Robert Oppenheimer. Come ho scritto su Instagram, mi ha preso, e in questo momento a raccontarlo è la stessa cosa, mi ha preso, mi ha strappato in mille pezzi e mi ha buttato nel cestino dei popcorn, qualcosa. Secondo me potrebbe essere definito un film indescrivibile, almeno al momento, dopo questa recensione, non esattamente a caldo perché l'ho visto ieri, ma molto, molto avvicinata, molto ravvicinata alla visione. Necessito almeno di altri 2 rewatch e menzione d'onore per Gary Oldman, che non sapevo minimamente fosse nel film, interpreta il presidente Truman, il famosissimo protagonista di The Truman Show, sto scherzando naturalmente. E ragazzi, non so se l'ho ancora detto, ma andate a vedere Oppenheimer, andateci più volte, andateci con tutta la famiglia allargata, anche portate il vostro bisnonno se l'avete, che probabilmente si ricorderà anche di qualche faccenda successa ai suoi tempi, perché questo è un film che deve sbancare, anche qui in Italia. Abbiamo ritrovato Nolan. E speriamo continui in questo ciclo con, credo, la Universal. Sicuramente non tornerà con Warner Bros, quindi
rimarrà magari con Universal. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto se avete visto il film. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e il link di Pampling, codice ilpensiero4 per supportare il mio canale e avere un paio di calze gratis a scelta. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao!